Papa Francesco e i giovani, 2500 studenti delle scuole cattoliche di tutto il mondo nell'aula Paolo VI. Bellezza e bontà coincidono, dice Francesco, non si può sostituire la bellezza del creato con quella inventata dall'uomo. Monia Venturini. Li hanno definiti supereroi nel loro impegno per l'ambiente. 2500 ragazzi fra i 5 e i 18 anni provenienti dalle scuole cattoliche di 43 paesi diversi, riuniti a Roma da 4 giorni, rispondono alla sfida lanciata da Papa Francesco con l'enciclica Laudato Si sulla difesa del creato, collaborare per costruire la casa comune. Il pontefice li incontra nell'aula Paolo VI. Bontà e bellezza, dice il Papa, nella nostra tradizione ebraica e cristiana sono legate. Come Dio ha messo a disposizione gli esseri umani e l'opera della sua creazione, così gli uomini stessi trovano la loro piena realizzazione dando vita a una bellezza condivisa. Siamo di fronte a una chiave dell'universo, da cui dipende anche la sua sopravvivenza. Questa chiave è il disegno di alleanza di Dio. Tra i doni dei ragazzi al pontefice anche la danza. Avete fatto una scelta giusta. Avete distolto lo sguardo dallo schermo del cellulare e vi siete rimboccate le maniche per mettervi al servizio della comunità. L'invito del Papa è a non cadere nella trappola dell'io e dell'esclusività. Non possiamo essere noi stessi senza gli altri, dice Francesco. Insieme tutto è possibile. Gli studenti delle scuole cattoliche coinvolti nel movimento per difendere il pianeta dai cambiamenti climatici. Poco fa l'incontro con il Papa in Vaticano. Enzo Romeo. Sono i partecipanti all'incontro Children's Global Summit ed hanno come slogan Io posso. Il Papa li riceve nell'aula Paolo VI. L'appuntamento è organizzato dalla Federazione delle Scuole Cattoliche Italiane sulla spinta dell'enciclica Laudato Si. Si potrebbe dire che qui c'è il fronte cattolico del movimento giovanile globale in difesa dell'ambiente, quello che ha avuto come prima iniziatrice Greta Thunberg. Francesco ha la voce stanca, effetto del recente viaggio in Estremo Oriente, ma incoraggia. Vedo in voi la fiducia e il coraggio di un progetto di miglioramento ambientale e sociale che si fa concreto. Vedo i vostri occhi sorridenti e sono contento che abbiate preferito la solidarietà, il lavoro comune, la responsabilità a tante altre cose che il mondo vi offre. Avete distolto lo sguardo dallo schermo del cellulare e vi siete rimboccate le maniche per mettervi al servizio della comunità. Ecco perché mi sembrate più felici di chi ha tutto e non vuole dare nulla.